Barone Vassallo, siamo all'8 ottobre 2024. Buonasera a tutti. Allora, io sono il primo a dire che il progresso, comunque il comfort di vita, è una cosa che non si può fermare. È giusto che la tecnologia vada avanti. Smartphone, computer e tutto ciò che concerne internet, anche intelligenza artificiale ci metto che per certi aspetti, guardate, è importantissima. Pensate quando l'intelligenza artificiale potrà mettersi al servizio, ad esempio, delle persone sole e non deambulanti o delle persone sole e malate. Insomma, io credo che il progresso è una cosa importantissima nella vita dell'uomo. Però ci sono delle cose che comportano dei pericoli che non è giusto occultare. Vi spiego perché. Ieri sera una mia amica mi manda, è una mia amica partenopea, napoletana, mi manda un video di un avvenimento successo nel quartiere Arenella a Napoli. Praticamente un bambino in classe aveva portato il cellulare con la power bank. Mentre stavano facendo lezione, questa power bank esplode. Vi lascio immaginare, praticamente nuvola di fumo acre, fuoco. Sei bambini intossicati, di cui due pesantemente. Il giornalista che ha riportato l'articolo ha riportato l'intervista al preside della scuola, il quale diceva che aveva intenzione di far tenere i cellulari fuori dalla classe. E poi hanno fatto parlare un esperto che diceva: beh, sì, certo, dobbiamo comunque, non possiamo fermare il progresso, però dobbiamo ammettere che la possibilità dove ci sono delle batterie cariche di esplosione è molto probabile. Allora io ieri sera prendo, vado sulle varie possibilità di TikTok perché volevo scaricare il video e farvelo vedere. Impossibile scaricare il video. Va bene, dico, forse magari quello del canale ha messo l'impostazione che non si può scaricare il video. Vado a cercarlo sul web. Insomma, non c'è modo di scaricare questo video che parla di questa scuola partenopea napoletana in cui è esplosa questa power bank in classe di questi bambini. E allora mi viene da pensare perché il mio canale è stato sospeso, è stato redarguito, è stato appunto sospeso per 15 giorni perché avevo messo il video di una persona che con il suo monopattino, il suo mongopattino elettrico era entrato nell'ascensore ed è esploso ed è morto. A questo punto io penso che ci sia del dolo. Non si vuole far vedere questa realtà perché è una realtà molto che colpisce tutti e che naturalmente colpirà tutti in futuro. Perché se può fare sei intossicati una power bank, che per carità sarà un'esplosione ogni 25 milioni di power bank prodotte, batterie, quello che volete voi. Però
in un'autovettura o in tante altre cose che utilizzano batterie al litio, quindi non è una piccola batteria o un piccolo power bank, sono cose molto grandi. Ci rendiamo conto del pericolo che può scaturire da queste cose qui? E poi, perché questi video non vengono fatti girare? Perché non vengono distribuiti? Perché non vengono trasmessi in giro per mettere le persone in guardia? Pensate soltanto al fatto del video che io avevo postato. Era un video che avrebbe fatto comprendere a milioni di persone il pericolo delle batterie, dei mongopattini, ma anche delle auto elettriche. No, mi hanno addirittura tirato giù il canale per aver messo il video dell'esplosione della batteria. Qui c'è del dolo. Capite che l'auto elettrica in questo momento, come il mongopattino, come la bici elettrica, si stanno occultando i pericoli più palesi. Ma se non ci fosse una, come posso dire, una intenzione non buona, perché un qualcosa che deve essere, che deve servire da monito per evitare disgrazie, viene censurato? Già da questo possiamo capire come agiscano in malafede. Agiscono in malafede, non vogliono che le persone sappiano i pericoli cui vanno incontro con determinate cose. E io in questo vedo una condotta dolosa. E non potete dire che non è così. Io adesso vi invito ad andare a cercare il video dell'esplosione della power bank a Napoli. Andate a cercarlo. Troverete soltanto un video su TikTok, alcune notiziette sul web impossibili da estrapolare e riprodurre, impossibili da condividere naturalmente inteso come nuovo video. Siamo veramente arrivati a un punto in cui ormai la cattiva fede è palese. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.